Mister, come si batte nella corsa? Si batte giocando con la grande determinazione che abbiamo dimostrato in queste prime 6 gare. Questa Serie B ha dimostrato che tutti possono vincere con tutti, tutti possono perdere con tutti. E quindi ben venga questa gara dopo comunque delle ottime prestazioni da parte dell'Avellino. Quindi credo che sia la miglior partita che potesse capitarci, che viene in seguito, ripeto, a ottime prestazioni, a buoni risultati. E quindi andiamo ad affrontare non solo la prima in classifica, ma una squadra che credo sia un fiore all'occhiello nel panoramica calcistico italiano e non solo in Serie B, per serietà della società, per serietà di programmazione, per scelte oculate del lanciare i giovani, quindi mantenere i costi molto bassi, lanciare tanti giovani. Per anni l'Empoli è sempre stata della serie A Serie B, a dimostrazione che con serietà, con programmazione, con il giusto equilibrio si possono ottenere risultati importanti anche in una piazza non grandissima come Empoli. Quindi una sfida molto stimolante e quindi ce la andiamo a giocare come sempre. Senti Massimo, sfida stimolante che ovviamente al di là della caratura dell'avversario, di quella che è la tua mentalità e la filosofia della tua squadra, sarà quella di giocare dei 3 punti. Ovviamente ci sono due gap, uno che la squadra ha dimostrato, cioè quella di prendere gol su palle inattive, e l'altra che è del momento, cioè di disinnescare Maccarone che stava in settimana, inutile chiedertelo, ma credo abbia lavorato soprattutto tenendo presente questi due scogli che non sono da poco. Insomma, sarà quindi un Avellino un po' diverso come spirito, oltre che come impostazione e come ritocco a quello che avrai sicuramente fatto in allenamento nel corso della settimana. Ma l'Empoli è un'ottima squadra, è un collettivo collaudato, ormai un anno che giocano insieme, un sistema di gioco produttivo, quindi è una squadra molto equilibrata che ha tanti giovani interessanti con 4-5 vecchietti che fanno la differenza. Tra questi ci sono naturalmente i due attaccanti che sono un lusso per la categoria e che solo ad Empoli hanno comunque trovato un ambiente per loro ideale, dove riescono veramente a trarre il massimo e ad essere veramente dei giocatori importanti per loro. Naturalmente sarebbe un errore pensare solo a Maccarone e a Tavano, perché ripeto ha un organico importante, fanno un ottimo gioco e quindi dovremmo essere attenti a tutte le loro giocate, che ripeto sono importanti, di qualità, e quindi noi abbiamo cercato di preparare, abbiamo ancora 2 giorni per limare alcune situazioni, per, come dico sempre, limitare al massimo gli avversari, perché non si può pensare assolutamente di annullarli. Mister, le condizioni di Sacane e Massimo, e nel caso di forfè di Massimo, per caso di Sacane, cosa pensa Vittante dietro? Naturalmente devo valutare la condizione di 3-4 elementi. In queste 2 gare così ravvicinate, naturalmente gli sforzi e le energie sono stati intensi, quindi ho un po' di giocatori un po' affaticati, quindi valuterò anche in questi 2 giorni che rimangono la condizione, perché ripeto, lunedì ho bisogno di gente al 100%. Vittante sulla linea difensiva, Maccarone davanti un po' veloci rispetto ai nostri centrali. Una soluzione che ci potrebbe essere. Ecco Massimo, il tema tattico probabilmente più importante di lunedì sera potrebbe essere costituito da questo aspetto, l'aspetto positivo di entrambe le due squadre, vale a dire l'aspetto positivo dell'Avellino che ha trovato fortunatamente in ragione di questo ottimo approccio con questo campo.
campionato un ottimo assetto difensivo, praticamente la sua arma migliore, e che sarà tenuto a dura prova, chiaramente forse il test di maturità di questo assetto contro un Empoli che ovviamente ha l'attacco più prolifico del campionato, praticamente quasi due gol a partita, con quelle due bocche da fuoco che dicevamo prima. Ecco, appunto, insomma, in qualche modo la potenza tattica potrebbe suggerire qualche accorgimento anche a livello di scelte dei singoli, appunto vedi Bittante o qualcun altro, perché a mio sommesso avviso sarebbe improponibile, data la notevole differenza di stazza tra i due attaccanti dell'Empoli e i due difensori centrali della Verdino, vale a dire Fabbro e Peccarisi, insomma, ci potrebbero essere delle problematiche in questo senso. Farò le mie attente valutazioni e poi sceglierò in base alle caratteristiche degli avversari, in base alla condizione dei miei uomini. Mister, rispetto all'anno scorso, questa cosa sensazione che l'anno scorso era un po' la formazione più antipatica del campionato, perché chi vince è sempre antipatico. Lo stiamo diventando forse anche in Serie B, considerando un po', appunto, ricordando il posto gara a Pescara. E poi ti volevo chiedere un'altra cosa. Questo 3-5-2 sembra diventato un po' il modulo del momento. Abbiamo visto pure Iachini a Palermo che ha già annunciato questo nuovo modulo, però ieri Peccarisi ha detto: io pur avendolo già fatto ad Ascoli, questo 3-5-2 di Castelli è completamente diverso, un atteggiamento con varianti tattiche diverse rispetto al modulo tradizionale 3-5-2. No, ti ripeto, io credo che sia riduttivo elogiare questo modulo solo sotto l'aspetto difensivo, perché noi siamo comunque una di quelle squadre che adottando questo modulo crea più occasioni rispetto agli avversari, che noi le 4-5 palle comunque nitide da domenica le costruiamo. In questo momento riusciamo a segnare meno di quello che riusciamo a produrre, però ripeto, l'ho detto tante volte, è un modulo che ti permette di coprirti bene ma allo stesso tempo di essere molto più offensivo, perché tu in fase di possesso diventi un 3-3-4 che è ancora più offensivo di un 4-2-4. Quindi dipende sempre dall'atteggiamento e da cosa un allenatore poi chiede ai propri giocatori. Io chiedo che ci sia grande equilibrio nelle due fasi, finora lo stiamo facendo bene, dobbiamo migliorare la fase di finalizzazione, questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, ma abbiamo tempo e grandi margini di miglioramento. L'importante è che questa squadra sia compatta, determinata, credo che diverta anche, credo che dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi e lunedì è la partita, credo, come ho detto prima, migliore che potesse capitarci per continuare sotto questa, su questa strada. Ma sì, del modulo? No, che stiamo diventando nuovamente antipatici perché chi vince è sempre antipatico. No, vabbè, c'è stata qualche dichiarazione dei martedì dei giocatori del Pescara, dell'allenatore. Io credo sia normale che una squadra come l'Avellino vada a Pescara e cerchi di soffocare tutte le fonti di gioco avversarie. Io ho visto anche il Milan in Champions, 10 dietro la linea della palla, ho visto la nazionale contro la Bulgaria, 10 dietro la linea della palla. Ok? Nessuno adesso ti regala più uomini sopra la linea della palla. Ok? A maggior ragione se andiamo a giocare a Pescara. Nel momento in cui l'anno scorso eravamo l'Avellino, dovevamo vincere, avevamo un atteggiamento diverso, ok? Quindi credo che sia giusto che ogni allenatore cerchi di adottare delle tattiche per avere dei vantaggi. Io non è vado a Pescara per dare un vantaggio al Pescara, quindi credo sia stata una polemica inutile, a dimostrazione delle difficoltà che hanno trovato, perché il loro primo tiro in porta decente è stato su una lettura sbagliata di Izzo a centrocampo, che abbiamo dato quella ripartenza, poi non hanno mai tirato in porta se non tiri da fuori aria. Stessa cosa nella ripresa, non sono mai entrati in aria. Quindi a dimostrazione che le squadre contro di noi comunque fanno grande fatica. Massimo, che percentuale ha secondo te di crescita ancora questa squadra in termini, diciamo, fisici e atletici, nonostante gli infortuni che stiamo praticamente vivendo in queste settimane? E visto che ormai sono passate già 6 giornate dall'inizio del campionato, quindi i valori cominciano forse a delinearsi, ci vorranno altre 2-3 partite, credi che questa squadra possa lottare per la zona sinistra della classifica e quindi con i playoff allargati magari giocarsela? Io credo che questa squadra abbia ancora grandi margini di miglioramento,
In queste prime sei gare la squadra ha dimostrato di poterci stare in questa categoria, di potersela giocare con tutte. Però ha anche dimostrato queste sei gare come c'è veramente tantissimo equilibrio, dove piccoli episodi o grandi episodi possono pendere l'ago della bilancia tra la vittoria e la sconfitta. Questo è un dato, credo, sotto gli occhi di tutti. Noi dobbiamo continuare con questo spirito, con questo entusiasmo, con questa voglia di dare il massimo in ogni partita, e poi strada facendo possiamo eventualmente vedere cosa può succedere, ma il nostro primo obiettivo rimane la permanenza in questa categoria. Non dobbiamo fare voli pindarici, non dobbiamo pensare ad altro, con la consapevolezza, ripeto, di avere tanti giovani, tanti debuttanti che piano piano stanno imparando a starci, stanno vedendo che ci possono stare, e quindi ci sono, come ho detto prima, ancora molti margini di miglioramento. Mister, volevo fare una domanda che è solo da parte di lunedì. Volevo chiedere un suo parere sulla vicenda che ha interessato il suo collega Giampaolo del Brescia. Come ha vissuto la vicenda lei, la collega, e se lei ha mai sentito pressioni, o come gestirebbe le pressioni da parte? Io credo che Giampaolo abbia detto quello che magari in tanti pensano o che capitano in tante piazze, cose che naturalmente non dovrebbero accadere, nel senso che noi siamo dei professionisti, cerchiamo di fare il nostro mestiere al massimo delle nostre qualità, delle nostre possibilità. È normale che veniamo sempre giudicati attraverso i risultati. Come ho detto prima, per ottenere comunque dei traguardi, degli obiettivi, qualunque essi siano, è importante che ci sia un'unità di intenti tra allenatore, giocatori, società e tifosi. Nel momento in cui una di queste componenti è un po' in disaccordo, iniziano i guai. È normale che Giampaolo ha esposto quella che poteva essere un suo momento, cioè quello di dover, cioè lui praticamente non ha accettato il fatto che la società abbia permesso che lui desse spiegazioni a dei tifosi. Che sia, io sono l'allenatore, devo dare spiegazioni alla mia società, del mio operato, non ai tifosi. E quindi credo lui questo non l'abbia accettato, ha dato le dimissioni. Mister, tornando un attimo alla partita di mercoledì scorso, se la partita di Herrera, se è stata una bocciatura per lui, a mio avviso ha dimostrato ancora una fisicità però non all'altezza di un campionato duro, agonistico come la B, e quando potrà esserci una chance per Bianconino, se potrà esserci, visto che insomma gli attaccanti hanno... Allora, mi fa piacere che mi fai la domanda su Herrera, perché naturalmente non mi è piaciuto il giudizio troppo critico nei suoi confronti. Anche perché lui ha fatto quello che io gli avevo chiesto e ha fatto quello che io sapevo poteva darmi, giocando una partita dopo tre giorni, dovendo cambiare inevitabilmente alcune pedine, soprattutto quelli che sapevo di essere molto più affaticati, iniziare con due attaccanti che avevano già speso tanto come Soncin e Castaldo, o comunque Castaldo e Galabinov. In quel momento, soprattutto nel primo tempo, aspettandomi un avversario caricato che voleva vincere a tutti i costi la partita, avevo bisogno di gente davanti che mi facesse anche il lavoro sporco. Quindi avevo messo in preventivo che Eric, in fase di ripartenza, potesse trovare anche delle difficoltà. Però è stato bravo a non far giocare i centrali, è stato bravo a chiudere sempre sul mediano basso, ha fatto quello che io gli avevo chiesto. Ok, quindi io sono contento della sua prestazione. È normale che, per chi vede la partita, quindi vede che è un attaccante magari che non riesce a superare l'uomo, che magari non riesce a trovare la profondità, però è anche vero che non è stato aiutato dalla squadra, che in fase di possesso, nel primo tempo, non è stato lo stesso Avellino delle partite precedenti. Come intendevo dire anche proprio come panico. Sì, ma io lo sapevo, io l'ho messo in campo, ripeto, per fare il lavoro sporco, per andare a lottare su tutti i palloni, per non far giocare gli avversari. Non mi interessava, perché al secondo tempo avevo già pronto la sostituzione. Io avevo preparato la partita per
45 minuti, finire 0-0, soffocare la spinta e l'aspetto di rivalsa, come ho detto prima, del leone ferito del Pescara, il secondo tempo di buttare dentro i giocatori che naturalmente in questo momento ci danno quel qualcosa in più. Quindi peccato che ha preso gol a 10 secondi dalla fine del primo tempo. E poi sul Biancolino, cioè, se tu te lo immagini, insomma, nella tua mente si dice sempre. Allora, io Biancolino, no, sono molto onesto e sincero. Per me Biancolino è il classico giocatore cecchino infallibile in area di rigore. Ok? Quindi nel momento in cui io ho bisogno 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, quelle che siano, che devo vincere una partita per forza, devo recuperare per forza una partita, quindi la mia squadra mette la squadra avversaria alle corde, io posso aver bisogno di Biancolino. In questo momento, che è una squadra che soprattutto gli attaccanti sono i primi difensori, ho bisogno di gente di grande dinamismo. I tre attaccanti sono i primi difensori, si fanno un mazzo così. Però c'è stata qualche partita che Biancolino doveva recuperare e che magari... Quale? A Lanciano, ma anche stessa la partita con... Lanciano ha messo Gallabino, scusami. Si poteva vincere. Faccio le mie scelte, giusto o sbagliato? Io ho sempre detto che arriverà il suo momento quando penserò di poter essere... Cioè, che Biancolino mi serve e io lo butto dentro. Anche stesso discorso varrà per Milesi, immagino. Ciccio è quello che comunque ha giocato, ha giocato col Monza, ha fatto uno spezzone col Novara, a Pisa è entrato. Poi, ripeto, c'è l'evoluzione, perché ci sono dei giovani che stanno crescendo, ci sono degli altri ragazzi che magari mi stanno facendo vedere determinate cose, io do la possibilità a tutti, lo sapete come la penso. Mister, una curiosità, dopo la gara con Varese e Pescara, ha mai pensato di aver perso 4 punti per strada? Sto pensando ancora.